Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo. Buonasera, benvenuto Piero Fassino, esponente di spicco del Partito Democratico. Buonasera, benvenuto Andrea Segre, regista e autore del film L'ordine delle cose, che è stato presentato all'ultima mostra del cinema di Venezia e che è nelle sale italiane da qualche giorno e che tra l'altro sta andando anche molto bene, complimenti. E buonasera, bentornato Stefano Zurlo, inviato del Buonasera. giornale. Allora, comincio con lei, Piero Fassino, perché oggi il suo partito, il PD, ha di fatto rinunciato ad approvare il cosiddetto Ius Soli, ovvero la cittadinanza per i minori stranieri nati e cresciuti in Italia. Lei pensa che abbia vinto la paura dell'impopolarità? Ma io intanto dico che noi non abbiamo rinunciato. Il senatore Zanda, che è il presidente dei senatori del PD, ha detto a oggi i voti per approvarla non ci sono, il che significa che bisogna mettere in campo, io credo, un'iniziativa politica per cercare di averli. D'altra parte, Alleanza Popolare, cioè i senatori che si riconoscono in Alfano, e il gruppo delle autonomie alla Camera hanno votato. Si porta al Senato lo stesso testo che è stato votato alla Camera. Quindi io Però credo. la maggioranza non c'è più, anche perché nel frattempo forse il clima nell'opinione pubblica è anche cambiato un po'. Lei Sì, però pensa che resta. sia Io meglio aspettare o insisto no? sul fatto che Zanda non ha detto noi rinunciamo alla legge Ius Soli. Ha detto a oggi non ci sono le condizioni per approvarla. Il che significa che bisogna cercare di costruirle. L'unica cosa che non si può fare, mi pare evidente, è quello di portare in aula un provvedimento senza avere la certezza che venga approvato, perché questo sarebbe, diciamo, no, Politicamente controproducente, vorrebbe controproducente. dire mettere una pietra tombale su quella legge per chissà quanto. Quindi se la porti devi avere la certezza che ci siano i numeri. Oggi non ci sono, bisogna lavorare perché ci siano e io penso che noi continueremo a lavorare perché prima della fine della legislatura questi numeri ci possono essere. Ecco, Stefano Zurlo, il tuo giornale ha lanciato un appello contro il cosiddetto Ius Soli. Ecco, vediamo qui il titolo in prima pagina. Ma che per voi è una vittoria a questo punto l'affossamento? Anche se Piero Fassino dice che non è un affossamento e che prima della fine della legislatura si tenterà di approvarla. Esatto. Forse verrebbe da Vabbè. pensare che più ci si avvicina alle elezioni e meno si penserà allo Ius Soli. Io penso che per questa legislatura Fassino può mettersi l'animo in pace, non credo che ci saranno neanche lontanamente le condizioni per approvarlo. Poi magari fra 2, 3, 4 anni se ne riparla. Ma io credo che la campagna del giornale sia nata per rispondere a questa inquietudine che c'è nell'opinione pubblica. Perché poi lo Ius Soli in realtà di per sé non è un provvedimento, per quanto mi riguarda, almeno negativo, anzi ci mancherebbe, Anche io perché lo capisco. diciamo è un cosiddetto Ius Soli Sì, però temperato, posso fare molto una. Se non è temperato. negativo, se non è negativo, perché avete fatto quel titolo? Perché evidentemente basta leggere poi quello che abbiamo scritto, perché c'è un clima nell'opinione pubblica di esasperazione. Perché tutta la questione dell'immigrazione è stata guidata malamente dalla sinistra, direi, da questi governi, che infatti adesso inseguono la destra rifacendo tutto quello che avevano fatto i governi di destra da Berlusconi in su, vedi la gestione della Libia, vedi tutto il resto. Perché è un messaggio che in questo momento non viene capito e diciamolo anche molto chiaramente. È una questione di bandierine politiche. Io ho parlato con tanti immigrati regolarissimi che sono in Italia, i quali contestano due cose. Dicono: noi vogliamo lavorare, della cittadinanza ci interessa relativamente. Tra l'altro, la si può benissimo chiedere lo stesso anche senza lo Ius Soli. I ragazzi che sono nati in Italia oggi, come sappiamo, lo possono chiedere. Quindi è una bandierina Sì, dopo ideologica. Quello 20 anni. che interessa è il lavoro e l'integrazione. E dicono: se l'integrazione non si fa, e purtroppo qui c'è stato un colabrodo in questi anni, andiamo al disastro e quelli che ci vanno di mezzo sono i regolari stranieri che sono venuti, che lavorano, che pagano le tasse e che si trovano accomunati in questa situazione di sfascio Però generale. posso. La sto sintetizzando forse brutalmente, Fassino, ma ci capiamo, No, non credo ci che chi capiamo ascolta ci perché l'unica. capisce, Non ci e capiamo, perché l'unica questa cosa che situazione non di si può. ingovernabilità provoca questi disastri. E Scusi allora sullo Zurlo. Ius Soli questo abbiamo fatto, molto semplicemente. Zurlo, adesso
Cioè, diciamo, si possono fare tutte le parti in commedia che si vogliono, ma che il giornale diventi il difensore degli immigrati legali, francamente questo non lo crede nessuno. La verità che voi avete creato e state creando continuamente, e lo dice quella prima pagina del giornale di oggi, un clima ansiogeno, perché dire, fermiamo lo Ius Soli e sottoscrivere un'altra turista stuprata da un profugo, lei capisce quale nesso state stabilendo nella testa della gente. Cioè voi state stabilendo il nesso che noi diamo la cittadinanza a quelli che stuprano, ai profughi che stuprano. Non è vero, lei lo sa benissimo. Noi non stiamo creando nessuna ansiogenicità nella società, perché è la società che è ansiogena per i fatti suoi, perché se lei voi la calcate tutti i giorni, perché il fatto di Roma, i fatti di Rimini da cui sono stato una settimana, i fatti che continuano ad accadere non è che li crea il giornale o li crea qualcuno complottando, sono dentro l'opinione pubblica che li percepisce e che non vede risposte invece dalle leggi, dalla magistratura, dalla politica, e vede solo lo Ius Soli. La gente poi non distingue e rischia di fare tutte erbe un fascio. E voi glielo fate credere. Noi non lo facciamo, perché io non è che difendo l'immigrato illegale, lei diceva adesso il giornale chissà cosa fa. Il giornale difende la legalità e difende la legge, e in questo si ritrovano esattamente tutti gli immigrati irregolari, che sono la stragrande maggioranza, che sono persone per bene, che sono venute, che hanno cercato una professione, che l'hanno trovata, che pagano le tasse. A Rimini sono stato vero. Fatto parlare. No, come non è vero. Un attimo, facciamo finire Zurlo, poi vorrei sentire Segre. Sono gli immigrati irregolari, il marocchino regolare, il russo regolare che abita la periferia del Giambellino, che vede l'occupazione bollia. Scusa, se posso finire, poi dite quello che volete, che diventano razzisti e fomentano il razzismo. Perché dicono, noi siamo venuti in Italia, abbiamo fatto il nostro, ci siamo impegnati, abbiamo lavorato, abbiamo i documenti in regola, arriva uno col piccone, come in via Giambellino a Milano succede tutte le settimane, occupa l'appartamento, si mette lì, grazie, arrivederci. A Rimini, quei ragazzi lì avrebbero avuto lo stesso la cittadinanza senza lo Ius Soli, intendo quelli che sono adesso dentro per lo stupro di Rimini. Avevano, come sapete, un padre agli arresti domiciliari che era stato espulso, ma naturalmente era rientrato in Italia, la madre che era denunciata per stalking, una situazione spaventosa. Quanto agli stupri, ho finito, senza voler fare di tutt'erba un fascio, Fassino, ricordiamo che gli ultimi episodi sono tutti con richiedenti asilo che hanno avuto un permesso temporaneo di soggiorno. Potrei aprire un ulteriore capitolo sulle statistiche, ma adesso non voglio fare quest'altro discorso che diventa alla volta, complicato. Stefano, diciamo le cose, ho finito. È chiarissimo, chiarissimo. Voglio sentire invece Andrea Segre, che si è occupato, si occupa di questo tema anche con il suo ultimo film, L'ordine delle cose. Ma per la sinistra italiana il fatto che ci sia una battuta d'arresto per il cosiddetto Ius Soli è una sconfitta o era nelle cose? Salvini ha detto in serata che lo stop allo Ius Soli è una vittoria della Lega e del buon senso. Io credo che siamo arrivati ad un punto di compressione della ragionevolezza voluta da anni per riuscire a evitare che poi le scelte vengano fatte in base a come la realtà vorrebbe. Cioè, se ci sono delle persone che vivono da anni o che sono addirittura nate e cresciute in Italia, non c'è nessun motivo per cui non si possa dargli la cittadinanza e dargli la possibilità di collaborare al futuro del nostro paese, che è inevitabilmente multiculturale come il futuro di tutto il mondo. Quindi ha ragione Salvini, è una vittoria della Lega il fatto che... Ma perché deve essere? Mi scusi un attimo, però io sono lo dice la Salvini. Vittoria, ma cosa c'entra la vittoria? Scusi, intanto per una sconfitta del PD. Il PD, Ius Soli, lo vuole. Ci sono altre forze politiche che allo stato attuale dicono che non lo votano, bisognerebbe chiedere conto a loro, non è che si chiede conto al PD, perché... È giusto chiedere conto al PD se il PD dicesse a noi Ius Soli non interessa più. Non abbiamo detto questo. Ma forse il PD non lo vuole. Noi siamo pronti a votarlo. PD lo vuole, ma non lo vuole del tutto, perché dice se lo affossano ci fanno un favore, perché poi questa è la verità. Ma no, ma non è vero. Questo è il modo vostro di... Non è vero, è assolutamente vero. Fomentiamo noi dal giorno. Ma non è vero. Noi, il Partito Democratico, la legge di Ius Soli lo vuole perché la ritiene giusta, perché è una legge che dà la cittadinanza a bambini che nascono qui, crescono qui, vanno a scuola con i nostri figli, vivono qui, questa è la questione. Non è una legge per dare, come avete fatto credere voi, i giornali della destra, la cittadinanza a quelli che sbarcano dai barconi, perché questo è il grande equivoco che avete creato e su questo avete creato un clima ansioso. Dopodiché, ci sono delle forze politiche che hanno dei dubbi?
Io ne prendo atto, si chieda conto a loro, non è che si chiede conto al PD dei dubbi che ha Alfano, perché francamente diventa complicato, eh? Non è che tutto può essere sempre scaricato sulle spalle nostre. Andrea Segre. Io non sono abituato a urlare chiedo come si urla da queste parti. Il problema di dire le cose come sono. Non si urla mai qui, Andrea. Spero che si possano essere interrotti ogni tanto. Io credo che ci sia una difficoltà del PD perché sta inseguendo le urla dei signori che fanno dei titoli devastanti come quelli che abbiamo visto prima e non è riuscito a costruire un'altra narrazione, forse perché c'è una difficoltà anche nel credere ad un'altra narrazione, c'è una tensione che nasce dal paese dove ci sono tantissime realtà che lavorano spesso in collaborazione congiunta del PD in costruzione di un'integrazione, di un'accoglienza, in costruzione di una società capace di produrre welfare, solidarietà, di migliorare il welfare, e queste si è fatto fatica a raccontarle, si è fatto fatica a metterle davanti. Io ho attraversato il paese con i miei film e ho incontrato decine di realtà che stanno al di là delle chiacchiere costruendo il paese che qualcuno vorrebbe, continua a dire di voler fermare, poi sono 15 anni che si continua a dire che si voglia fermare qualcosa che è in corso d'essere. E avere il coraggio di raccontare con più forza questo mondo sarebbe un modo per evitare di stare ad inseguire una parola che è molto spesso legata alla volontà di provocare, di creare offesa. Ci sono le tensioni reali, signor Zurlo, nel paese? Sì, ci sono. Ma ci sono nel paese anche gli anticorpi per rispondere a queste tensioni reali. È possibile che se ci sono 25-30 persone che fanno i blocchi stradali diventa una notizia da prima pagina, e l'altro giorno ero in un paesino vicino a Venezia, Chioggia si chiama, dove c'erano 150 chioggiotti che invece facevano una cena per cercare di creare integrazione con delle persone che erano arrivate in quel paese, ma questa non è mai una notizia. Ecco, voglio far intervenire Zurlo e poi diritto di replica Fassino. Ma io voglio dire a Segre, si faccia un giro con la sua cineprese in via Laurenteggio a Milano, in via Giambellino a Milano, si faccia un giro a Parma, nella periferia di Brescia, si faccia un giro in tanti paesi dell'Italia, del nord e del centro, vada a Vallefoglia a parlare con le persone, con i marocchini regolari, come ho fatto io, che dicono appunto quello che ho appena detto prima sui marocchini regolari. Lei sa come sono arrivati i marocchini regolari in Italia? Lei sa come sono arrivati i marocchini regolari in Italia? Perché? Lei lo sa? Perché hanno fatto richiesta di lavoro e sono entrati con le quote regolari. Non esiste questa storia, è una storia che ci stiamo inventando. No, sono dovuti entrare clandestinamente perché noi l'immigrazione regolare non la facciamo più. E poi dopo, una volta che sono stati nel paese, hanno trovato il modo per diventare regolari. Sì, no, però lei mi sta raccontando dalla partenza, non è in grado di parlare della realtà, perché sa benissimo che non è quella la storia di queste persone. Sono persone che devono dovuto attraversare, persone che hanno dovuto attraversare i deliri della burocrazia italiana per raggiungere quella regolarità. Allora, Stefano. Ma no, voglio dire, io ho parlato con tanti immigrati, filippini, marocchini, russi, ce n'è di tutte le nazionalità, i quali con grande fatica si sono inseriti e vedono con sgomento, parlo della periferia di Milano per esempio, vedono con sgomento il fenomeno che descrivevo prima delle occupazioni abusive e dicono: com'è possibile che arrivano queste persone col piccone, occupano degli appartamenti, non uno ma decine, e nessuno reagisce, tutto viene tollerato? Com'è possibile che questa famiglia di Rimini, di cui abbiamo parlato, fossero stati espulsi e invece erano ancora in questo paese? Perché purtroppo quando le leggi sono fatte male, quando l'immigrazione non distingue, quando i flussi non sono regolati, poi si finisce in queste situazioni tra criminalità, disagio... Allora lei è d'accordo con l'idea regolare di immigrazione? Lei vuol dire che l'Italia è un'altra? Benissimo, io prendo atto di quello che dice Segre. Lo invito ad andare a vedersi la periferia di Milano, lo invito ad andare come ho fatto io a Gori. Io faccio l'inviato e ho girato anche io. Avremmo visto due Italie diverse. Però mi permetto di dire che non credo che la sua sia numericamente, o come dire, come livello, come qualità superiore a quella che ho visto io. Perché io ho visto un'Italia molto estesa, trasversale, e dico che raccontare delle storie che non appartengono alla realtà o raccontano solo un pezzettino della realtà è la strada migliore per andare verso il razzismo e la xenofobia. Questa è la strada che noi stiamo predisponendo per gli italiani e per gli stranieri regolari che sono qui a centinaia di migliaia. Allora, ripeto, perché noi siamo per l'integrazione, non siamo per la disintegrazione. Posso fare ma così una non domanda si fa secca, integrazione. Molto semplice. Una domanda secca e dopo Piero Fassino. Che fine hanno fatto le migliaia, centinaia di migliaia
di albanesi che erano tutti stupratori e ladri su cui aizzavate l'Italia per cercare di salvarsi dall'invasione? Allora, intanto nessuno ha aizzato nulla contro gli stupratori albanesi, come dice lei, perché allora bisogna distinguere anche qua. Quindi non ci prendiamo in giro. Poi, se vogliamo parlare invece di quello che rappresenta la criminalità albanese in Italia, che è un problema drammatico, con omicidi, rapine in villa, eccetera, ne dobbiamo parlare e dovremmo aprire un discorso serio sulle problematiche relative ai reati compiuti da stranieri. La grande maggioranza dei cittadini albanesi che sono arrivati in questo paese sono integrati e non fanno più notizia per voi, invece sono la notizia centrale di questo paese. Dei furti e delle risse fatte dagli albanesi, dai romeni e da altre nazionalità. Ecco, lei sta continuando. Allora, adesso vi devo... Vi devo fermare un attimo, Stefano, che voglio reinterpellare Piero Fassino, anche perché, e aggiungo un altro pezzettino al nostro racconto televisivo di questa sera, che molto hanno fatto discutere anche all'interno del Partito Democratico e nel centro-sinistra in generale le politiche di immigrazione del ministro dell'interno Minniti. Lei dice che la gente di sinistra sta con Minniti. Perché, visto che proprio tanta gente di sinistra critica invece l'approccio di Minniti, che è stato quello di fare accordi con i libici, affinché non facciano neanche partire decine di migliaia di profughi, e in effetti sta funzionando, perché i dati di luglio e di agosto sono crollati anche del quasi 70%. Sulla parola funzionando, prima volevo dire una cosa, Azzurro. Ciascuno di noi vede quello che vuol vedere, caro Azzurro, perché lei dovrebbe parlare anche con i sindaci che in tutta Italia ospitano i profughi, li integrano, le politiche di accoglienza. In Italia ci sono regolari quasi 6 milioni di cittadini stranieri. Quelli che, diciamo, sono entrati in un qualche circuito di illegalità sono una minoranza infima su questi 6 milioni, va bene? E quindi lei non può fare una rappresentazione dell'immigrazione come dire, soltanto una sequenza di casi di illegalità, di criminalità, perché è una rappresentazione che non corrisponde alla verità. Che la stragrande maggioranza è gente per bene, che questa minoranza, perfetto, che non è bisognerebbe scriverlo questo. L'ho già detto e scritto più volte. La minoranza che non è controllata, non è gestita, e che mi lasci dire, abbiamo visto provoca questo disagio. Fai finire, Giurlo. La controllata che non è gestita, chi delinque evidentemente va perseguito, che sia straniero o che sia italiano. E quando si commette un reato, è un reato di un gravissimo che va perseguito, chiunque lo commetta. E bisogna avere anche il buon senso di sapere rappresentare all'opinione pubblica, diciamo, le cose con equilibrio. Io ricordo, lei è lombardo, scrive su un giornale che è molto letto in Lombardia, quando qualche anno fa fu ucciso un benzinaio nella provincia di Varese e per una settimana si diede la caccia a un gruppo di albanesi per scoprire poi che era stato ucciso da due ragazzi lombardi. Anche Erika è chiaro, anche Erika, ecco, bravo, anche Erika. Allora, io dico, cerchiamo di essere razionali. La razionalità dice che il fenomeno migratorio è un fenomeno strutturale. E allora smettiamo di far credere, come per esempio far credere Salvini, che con una gestione inflessibile rimandiamo a casa 6 milioni di persone. Perché 6 milioni di persone non le rimandiamo a casa, perché il 50% delle colf italiane, delle famiglie italiane sono straniere, perché se lei va in un cantiere il 30% della manovalanza di un cantiere sono balcanici, perché d'accordo. I pomodori che mangia lei come mangio io sulla mia tavola li raccolgono i neri che vengono dalla Costa d'Avorio. Cioè, è chiaro, c'è una presenza strutturale e pigliamone atto, e per questo facciamo politica di integrazione. E le garantisco, contrariamente a quello che le ha detto prima, che politiche di integrazione si fanno tutti i giorni, e le fanno prima di tutto gli 8.000 comuni italiani, dove poi i cittadini di origine straniera vivono, che tutti i giorni fanno politiche di integrazione, garantendo la scuola ai figli degli immigrati, garantendo i servizi sociali, determinando politiche di riconoscimento e ricevimento. Tutto questo esclude che ci siano episodi di illegalità, di criminalità. No, come ci sono episodi di illegalità e di criminalità anche tra gli italiani. E questo significa che le illegalità e le criminalità vanno perseguite con grande fermezza. Quanto a Minniti, che cosa ha fatto? Sta mettendo in campo una politica che contenga
i flussi. Ma questo non ha messo in discussione neanche per un attimo l'accoglienza, perché tutti quelli che sono arrivati anche da quando Minniti è ministro vengono raccolti in mare o sbarcano sulle nostre sponde e vengono accolti e integrati. Dopodiché, fare una politica che contenga i flussi, secondo me ha senso. E per, vi dico una cifra, perché le cifre poi contano. Oggi in Africa vivono 800 milioni di persone. Nel 2050, cioè tra 30 anni, saranno 2 miliardi e 3. Alla fine del secolo, con le dinamiche demografiche di oggi, saranno 4 miliardi. Il 40% della popolazione mondiale. Allora, o ci poniamo il problema di dargli una vita dignitosa lì, se no 4 miliardi che emigrano, ecco, diventa ingestibile in qualsiasi società, o no? La interrompo, sì. Allora, la interrompo perché aiutiamoli a casa loro. E, vuol diciamo, dire questo? Allora, esattamente il tema che ha affrontato un attimo, che ha affrontato Andrea Segre, e vediamo subito dopo la pubblicità un esempio di cosa intende Segre. Allora, aiutiamoli a casa loro, non lo dice solo Salvini, lo dice anche Matteo Renzi, e nel concreto, per vedere che cosa significa, abbiamo Andrea Segre che è andato a vedere, e lo vedete nel suo film, L'ordine delle cose, un piccolo estratto. Leave this to my uncle in the room. He sent me money. Sembra un grande videogame. A noi piace giocare, soprattutto se si vince qualcosa. Non possiamo più aspettare. Noi vogliamo fermare le barche presenti in acque libiche. Siete voi che dovete fare qualcosa adesso. Questo non è il solito paese sfigato dell'Africa. Qui il potere è una cosa seria ed è tribale. Lì c'è il rubinetto che regola il flusso. E lei lo deve e lo può chiudere. Non ho più tempo. Andrea Segre, qui si è già sviluppato il dibattito con Fassino. Ieri abbiamo avuto l'elogio di Papa Francesco nei confronti delle politiche di immigrazione del governo Gentiloni e del ministro Minniti. Lei invece ha mosso qualche critica. Sì, sono anche molto preoccupato di quello che stiamo facendo in Libia. Io ho studiato a lungo per poter realizzare il film, che è un film di finzione, ma che nasce da un lavoro di ricerca sul campo attraverso testimonianze dirette di chi fa questo lavoro, cioè quello di fare gli accordi con le forze libiche per fermare i migranti, testimonianze dei migranti stessi, testimonianze anche di giornalisti e reporter che lavorano lì, che fanno emergere che questi accordi, dottor Fassino, sono stati fatti con i trafficanti stessi. Lo dice la Reuters, lo dice la Associated Press, non lo dice solo Andrea Segre. Per fermare i migranti siamo andati a trattare con gli stessi trafficanti, gli abbiamo chiesto di non farli più partire e abbiamo accettato che le persone rimangano dentro i centri di detenzione gestiti dai trafficanti stessi. Ci sono dei reportage devastanti da questo punto di vista. Piero Fassino. Ora ci dicono, io faccio chiudere un secondo soltanto, perché il ragionamento voglio completarlo brevemente. Siamo arrivati alla condizione di dover scendere a patti con chi gestisce in maniera criminale il flusso di immigrazione, perché abbiamo fatto una cosa molto pesante negli ultimi 10 anni. Abbiamo chiuso sistematicamente, non solo l'Italia, l'Europa in generale, le vie di migrazione regolare. Non soltanto i cosiddetti canali umanitari, che riguardano un 10-15% di persone che avrebbero il diritto di fuga totale, nel senso che dovrebbero essere aiutati a scappare dalla guerra che gli è arrivata in casa o dal dittatore che li incarcera. Ma io parlo dell'80% di migrazione economica a cui non è data la possibilità di viaggiare regolarmente come viaggiamo noi. Questo ha creato un'enorme pressione in alcuni punti dove le organizzazioni criminali sono cresciute. Per fermare quella pressione e mettere il tappo, siamo andati a trattare con le organizzazioni criminali. Questo è molto grave. Piero Fassino. Allora, vediamo di fare anche qui, cercare di fare una cosa razionale. Allora, io non so con chi ha preso accordi Minniti, a me non risulta che siano stati presi accordi con i trafficanti.
Lei cita fonti giornalistiche, smentire ciò che dice la Reuters. Io so che Minniti si è incontrato con i sindaci della città Libele, con i ministri dei paesi del Sahel e del subsahariani e ha concordato le... Io torno a un punto. Noi in questi ultimi 4 anni abbiamo accolto in Italia 150.000 persone negli ultimi 3 anni, quest'anno andiamo verso i 100.000, vuol dire più di 500.000 di persone negli ultimi 4 anni. Sono stati accolti, integrati, vivono nel nostro paese. Flussi migratori... attesa delle commissioni che molti dinieghi sarà un bel guaio, perché abbiamo costretto le persone a fare richiesta d'asilo anche quando non volevano, volevano fare una migrazione normale. Questo è un sistema crea quella tensione comunque, di cui poi... Comunque, abbiamo tra 500 e 600 mila persone che sono sbarcate, accolte, integrate. La stragrande maggioranza rimarrà perché, secondo me, avrà il diritto d'asilo o altri, o il soggiorno temporaneo, o cose di questo genere. Il problema che credo ci dobbiamo porre tutti è la soluzione dei problemi dell'Africa è quella di creare canali perché tutti vengano via di lì? E questo è il tema. E io ho citato delle cifre da cui ritorno, perché sono impressionanti, perché la demografia conta. Sono 800... Le cifre le ha citate, ma lei sa benissimo. Faccio finire. Sono 800 milioni oggi, 2 miliardi e 3 nel 2050, 4 miliardi nel 2100, cioè a fine secolo. Chiunque capisce in buon senso che il 40% della popolazione o ha ragioni di vita dignitosa lì o quella è una bomba che non riguarda l'Europa, che fa scoppiare il mondo, è chiaro, no? Dire li aiutiamo lì non significa stanno lì e succeda quello che succeda, perché nessuno, almeno Renzi non vuol dire questo, se qualcun altro in testa che aiutiamo le terre a dire si aggiustino, sbaglia. Il problema è come crei condizioni di sviluppo in quei paesi che consentano di ridurre la tendenza a venire via. E questo è un punto. Poi c'è l'altro punto che lei dice, e io sono d'accordo, e cioè bisogna riprendere una strategia di flussi programmati di ingresso, no? Che sono canali di ingresso legale sulla base, eccetera, eccetera. Ma le due cose stanno insieme, tu non puoi non vedere il fatto. Tanto è vero che l'Europa si è dato un programma per l'Africa con stanziamenti finanziari a favore di questi paesi per determinare lì condizioni di sviluppo che riducano la spinta a emigrare. Allora, un'ultima parola a Zurlo, perché poi vi voglio far vedere il punto. Voglio dire, allora, quando si parla di flussi, torniamo a fare il discorso che si è fatto negli anni passati. C'erano i flussi, ma se poi arriva, chiamiamola tra virgolette, se no qui Segre si indigna, l'invasione, allora le cose cambiano. Qual è il problema? Che adesso il governo di sinistra, il governo Renzi, soprattutto Gentiloni, adesso con Minniti, si è rimesso a fare quello che faceva Berlusconi. Berlusconi aveva pagato Gheddafi per dalla Corte Europea dei diritti umani. Certo, però, diciamo, la politica, io sto dicendo le cose come stanno, se posso parlare, scusa. Le ricordo una notizia. Le cose che il governo Berlusconi ha fatto, ministro Maroni, c'è stata una sanatoria per 700.000 clandestini. Lo sappiamo benissimo. Zurlo, concludi. Ho solo detto che con Gheddafi Berlusconi aveva fatto l'accordo, ricorderete, tra cammelli, dromedari e odalische, che costruivano la strada, l'autostrada, che poi era la vecchia Balbia, il grande ospedale del San Raffaele e altro. Qua evidentemente si sono fatte altre trattative, perché è curioso vedere come le milizie, su questo secondo me Segre ha perfettamente ragione, mentre prima, come dire, mettevano la gente sui barconi e li spedivano, adesso sparano se salgono sui barconi. L'ultima cosa e ho finito, però voglio per essere non frainteso. Siccome abbiamo detto che 8.000 comuni, mi è stato detto da Fassino, fanno integrazione, io ho detto che gran parte di quelli che arrivano sono persone per bene che vanno integrate. Da qui a dire che siano state integrate o che si sia fatta integrazione in 8.000 comuni, ce ne corre. Invito ancora una volta Fassino e Segre a farsi un viaggio nelle periferie di Roma, Milano, Torino. Sono entrambe persone che girano come te. Allora, vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro, perché sul rapporto tra immigrazione e sicurezza si interrogano in questi giorni anche le chiese di tutto il mondo.
A Münster, dove cattolici e protestanti negoziarono la pace dopo la guerra dei 30 anni, si chiude stasera l'incontro internazionale tra le diverse religioni promosso dalla comunità di Sant'Egidio. Hanno partecipato rabbini, imam, pastori riformati, cardinali, studiosi e politici. L'idea di fondo è che nessuna religione sia responsabile delle guerre e del terrorismo, ma che molte religioni vengano invocate per legittimare la violenza. Ha detto il grande imam di Al-Azhar, l'autorità più prestigiosa del mondo islamico sunnita, che questo cortocircuito tra politica e religione sta spingendo il mondo verso ciò che assomiglia a un suicidio di civiltà. A Münster ci sono state testimonianze drammatiche sulle persecuzioni e le stragi che in nome della religione da anni insanguinano l'Oriente e l'Africa. In un intervento sul martirio dei cristiani in Etiopia, il professor John Campbell dell'Università di Addis Abeba ha ricordato la brutale invasione e occupazione dell'Etiopia da parte dell'esercito italiano dal 1935 al 1941. Il regno del terrore, esplicitamente prescritto per l'Etiopia a metà del 1936 da Mussolini, che il maresciallo Rodolfo Graziani applicò con entusiasmo, consistette in rappresaglie di massa per oltraggi reali o immaginari contro l'esercito invasore. Ad Addis Abeba furono massacrati 20.000 civili, compresi donne e bambini. Molte famiglie furono bruciate vive nelle loro case. Circa 2.000 monaci, preti, diaconi e pellegrini furono passati per le armi nel monastero di Debra Libanos. Decine di persone trovarono la morte nelle camere di tortura del maresciallo Graziani. Nelle fotografie di atrocità indicibili, i soldati italiani e i loro comandanti appaiono sorridenti e contenti, come scolari in gita. Molti avevano in tasca dei santini in cui la bandiera italiana era accanto all'immagine di Gesù o della Vergine Maria. Il professor Campbell si è chiesto se l'Italia, come la Germania, ha fatto i conti con questo suo recente passato. La risposta è no. Quindi c'è materia di dibattito e riflessione. Noi però siamo in chiusura adesso. Io vorrei chiederle, prima di salutarci, Piero Fassino, una domanda sul suo futuro politico. Lei si ricandiderà alle prossime politiche? Ma quando sarà ora lo valuteremo. Siamo ancora molto lontani. Ma ne avrebbe voglia? Ma vedremo, vedremo. Io nella mia vita ho fatto tante cose. Valuteremo se la cosa è utile o no. Beh, di sicuro non lascerà la politica. Ma questo ormai, perché diciamo, per me la politica è una passione, ma la politica si può fare in tanti modi. In questo momento io non sono parlamentare, non sono più sindaco, ma continuo a fare politica, tant'è vero che sono qui a discutere di un tema così rilevante come quello dei migranti. Grazie, grazie Piero Fassino, grazie Stefano Zurlo, grazie Andrea Segre. Ricordo il suo film L'ordine delle cose, che è nelle sale italiane, e stando in silenzio... Invito tutti in silenzio ad andarlo a vedere, perché potendo al cinema si ascoltano le storie in silenzio, è molto importante. Grazie, grazie spettatrici e spettatori, in linea Giovanni Floris al suo di martedì, tra gli ospiti Salvini, Mario Monti, Travaglio, Massimo Giannini e molti molti altri. E noi come sempre ci vediamo domani alle 8:30. Grazie.